Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu, sono appena tornato dalla Grecia, sono triste per questo. E siamo in un nuovo episodio dedicato al gameplay di The Sims 4 Lupi Mannari. Allora ragazzi, io vado subito in game perché ci eravamo lasciati con il nostro Richard che è in piena crisi lupesca, in piena sfuriata, per una quantità eccessiva di furia, non so dove sta andando, da qualche parte, ok. Mentre il nostro Eric Vimes, diciamo, sta reggendo il... come dire, il comitato di benvenuto che gli stanno facendo. Ragazzi, ci sono dei lupi in casa, così, dal nu... No, vabbè, non sapevo di essere un lupo mannaro, insomma. Perché è arrivata praticamente il... diciamo, è arrivato il giorno... oddio che bello, vabbè, lui nudo si è svegliato un po' inconsapevole dopo la prima trasformazione, adorabile. Comunque ragazzi, mi avete chiesto come faccio a fare le foto senza tutta la cornice del gioco. Basta schiacciare il tasto tab, se non erro si chiama così, comunque quello sopra il lucchetto, e poi muovo con il mouse e poi ovviamente con il tasto C scatto la fotografia. Allora, lui è spaventato, ragazzi, cos'è successo, dove sono? E ovviamente si mette a palleggiare. Qui ragazzi abbiamo il petalo di luna che però non possiamo ancora raccogliere. Questo è uno dei posti secondo me più belli di questo quartiere, ovviamente. Anche se io quando fanno queste tipologie di posti dico sempre, vabbè, una volta che arrivo qui che cosa ci faccio? Boh, c'è un petalo di luna? Sì, è vero, questo può essere, però non è che ci sia granché di roba da fare. Comunque, raggiungiamo la base, vediamo con il nostro... Forse ti devi prima vestire. Cambia abito. Gli ho messo un nuovo abito, come dire, comune. È vero, qui è estate, quindi forse così muore un po' di caldo, però mi piaceva questo nuovo giacchetto di jeans, mi piace, vedete, con la cosa dietro delle lune. Lui è spaventato, seguiamolo. Ora devo proprio andare, c'era venuto a trovare Arty Vimes, ma vabbè. Allora, noi dobbiamo salire di livello diventando lupacchiotto, vivere l'esperienza della luna piena e leggere libri sui lupi mannari. Lui ovviamente Michael ci chiama, ma noi non, come dire, non facciamo... Oddio, ma stanotte ci sarà la luna piena, adoro, adoro, cioè... E forse dovremmo tornare a casa, amo... guardate che bello comunque questo posto. Andiamo un attimo al lago, dai, prima di tornare a casa. Vai qui. Lui è spaventato. Lui cosa sta facendo? Ah, è qui casa nostra, tra l'altro. Comunque, amo, devi venire qui a dormire. E facciamo terminare il comitato di benvenuto, così questi tipi se ne vanno. Lui è un po' spaventato dai lupi. Mi avete chiesto come faccio a seguire il sim. Io schiaccio con il tasto destro del mouse sull'icona qui. Vedete, si attiva questa sorta di telecamerina vicina. Sarà forse per la prossima volta? Direi proprio di sì. Chi c'è qui? Ekram Eldberry. Andiamo un attimo a pesca, ragazzi. Why not? Qui c'è un po' di gente che noi non conosciamo. Andiamo un po' a pesca. È molto molto carino. Questo mi piace tantissimo, ragazzi, questo lago. E tra l'altro credo sia nuotabile. Infatti, oddio, lei si sta esibendo in una... non lo so, in qualcosa. Vediamo, potremmo chiamare Michael in realtà per farlo pescare qui, dato che lui è molto molto come dire, abile nella pesca. Annoiato, i grandi spazi aperti. Lui ha lo stile di vita amante degli interni, quindi quando sta troppo all'aria aperta non è che proprio è felicissimo. Infatti facciamolo tornare a casa. Lui sta dormendo, ragazzuoli. E dovremmo, osserva il cielo, adoro. Dovremmo praticare un po' di magia. Io direi che possiamo, tipo, sperimentare. Basta dormire, sperimentiamo un pochino. C'è ancora un lupo in casa, potremmo appunto trovarlo con lui. Amichevole. Entusiasmati per la forza, per la forma fisica. Vai tesoro.
Mentre lui sperimenta pozioni, adoro così, all'aria aperta, davanti a tutti. Questa cosa forse dovremmo un attimino nasconderci. Comunque penso che cambierò casa. Cioè rimarremo in questo lotto, ma penso, ho visto un po' di creazioni in galleria, ragazzi, stupende. E penso comunque che cambierò, perché questa è un po' troppo basica. Invece la volevo un po' più rurale come casa. Volevo capire un attimo, buffo, barzelletta toc toc. E poi fai delle facce buffe, ma mi sembra che non è proprio simpaticissimo questo Christopher Volkov. Branco di Lupo Mannaro. Racconta esperienze con i lupi mannari. E poi Branco di Lupi Mannari, dai un regalo del tuo compagno di Branco, Christopher. Unisciti al Branco. Ok. Torta alla frutta. Ok, diamogli una torta alla frutta. Non ho capito se noi facciamo parte del Branco, allora, scusate. Bestiame, no. Questi sono gli animali. Club. No, non credo che facciamo parte del branco. Come si capisce se facciamo parte del branco? Cioè, qui in realtà ci darebbe anche. Ok, cosa stiamo facendo? Ehi, ho saputo della tua amicizia con Christopher Volkov. Ovviamente. Branco di Lupi Mannari, unisciti al branco. Chiedi di unirti al branco. Richard deve completare tre prove. Non possiede le capacità. Ah, ok, dobbiamo fare un po' di robe prima, raga. Lui comunque sta tipo soffrendo, deve dormire. Facciamolo dormire, ragazzi, perché poi ci sarà la serata con la luna piena che vorrei assolutamente godermi appunto con voi. Lui è un po' teso, ha bisogno di divertimento e c'è pure ragione, amo. Però tu dovresti leggere un po' di libri. Quindi facciamo una cosa. Mandiamolo un attimo. Anzi, facciamolo mangiare. Dato che potrebbe. Cioè, è andato in automatico il fatto di mangiare. Poi gli facciamo fare un attimo pli pli. Gli facciamo fare plin plin. Guardate, possiamo usare la magia. Che bello. Quando si romperanno le cose, ragazzi, le ripareremo grazie al nostro Eric. Che ormai c'ha il. Come dire, l'incantesimo riparo. Adoro. E per farlo divertire, dato che lui è un cervello nerd e io voglio assolutamente sviluppare con lui questa aspirazione, facciamolo viaggiare. Ah, lui ora è contento perché in realtà lui è solitario. Godimento della solitudine. Adoro. Che famiglia comunque, raga, mamma mia. C'è uno incantatore solitario, quell'altro lupo mannaro che non sapeva di esserlo. Qui ci ho messo un nuovo lotto che si chiama Moonwood Motel. L'ho scaricato dalla galleria da Simlici, credo si dica così, o Simlisi, una cosa del genere. È molto molto bello. E secondo me ci sta benissimo per riempire questo lotto vuoto che, come voi sapete, io non avrei costruito di qui a breve qualcosa dentro perché devo essere preso bene e costruire anche nello stile di Moonwood mi era un po' difficile, quindi ho preferito scaricare dalla galleria. Allora, siamo qui nella, come si dice, nella libreria, nella biblioteca, anzi, di Moonwood e andiamo ragazzi a leggere il Lupo Mannaro che venne dal freddo. Iniziamo a fare un po' di letture con lui, anche perché domani lui ricomincia la scuola in tutto questo, quindi dobbiamo, se vogliamo giocare con lui, anche dobbiamo un attimo, migliorare, come dire, la sua aspirazione, le sue capacità, bellino, nei momenti, liberi. Questa ragazzi è una nuova scrivania che hanno aggiunto con appunto questo pacchetto, anche questa libreria, questo divano. Però volevo concentrarmi un attimo su questa scrivania perché la trovo veramente, veramente caruccia. Mi piace anche come stile di arredamento che hanno aggiunto con Lupi Mannari, questo stile un po' di legno rovinato, un po' antichizzato, mi piace davvero, davvero tanto. È proprio figo. E questa libreria, finalmente abbiamo una libreria singola. Diciamo da singolo quadratino e non più da due, che è, secondo me è molto interessante. Sembra che ci siano interi paesaggi scritti in una lingua indecifrabile. Interi passaggi, ragazzi. L'unica cosa che Eric riesce a distinguere sono alcuni simboli che ricordano la luna. D'altronde, chi è questa bellissima ragazza? Misaki Ishikawa. Poi abbiamo Jessica De Luca, non ci, che è la bibliotecaria. Ragazzi, bibliotecaria, adoro.
Amichevole, presentazione amichevole. Cioè, ci dobbiamo andare. E poi qui c'è Jenny Smith. Adoro Jenny Smith. Il nostro Bud Grant. Adoro tutti i sim di The Sims 2 in realtà. Quelli comici. Però c'è una bibliotecara, ragazzi. Il che non mi dispiace affatto. Forse prenditi cura di te con il nostro Richard. Lui, un estraneo, un pericolo, adoro. È talmente solitario che appena vede delle persone, ragazzi, diventa teso. Potrebbe esserci dell'altro da scoprire se Eric rileggesse il libro. No, vabbè, ora rileggerlo no. Ma andiamoci a, diciamo, andiamo a interloquire con Jessica De Luca, ragazzi. Che è anche molto bellina questa bibliotecaria. Amichevole, chiedi della carriera. Lei è flirtante, non si sa perché. Vediamo un po'. Chiedi di Moon Voodoo Mill e poi chiedi dei branchi di lupi mannari. Vediamo che cosa ci dice lei, perché lui comunque deve un po' indagare, ragazzi. Ed è teso perché non è proprio una persona socievole. Parliamo con la bibliotecaria. Bibliotecaria. Il raro pesce luna vive solo nel lago Lubic ed è molto più attivo nelle notti di luna piena. Se vuoi prenderlo, sarà meglio che ti metta a pescare. Oh, non faccio parte di alcun branco per ora, non so ancora quale faccia per me. Insomma, o mi metto d'impegno per controllare i poteri dei lupi mannari che ho, oppure affronto il mondo come fiero e impudente membro dei lupi mannari. Comunque sia, è difficile e non so ancora se ho le spalle abbastanza larghe per farcela. Quindi lei è anche un lupo mannaro? Potrebbe, ma lui che si mette a dormire qui non è il caso. Leggiamo, ragazzi, leggiamo ancora La prima luna di Peter Barker. Adoro, bellino. Tra un po' dovremo anche passare al controllo del nostro Richard, raga, perché sarà luna piena. Elfaba. Che ne dici di mettere alla prova? No, non vogliamo ancora combattere. Peter Barker aveva sempre adorato le notti di luna piena, ma questa sembrava diversa. Si percepiva un'elettrizzante pulsazione di energia che diventava sempre più intensa tra la fine del giorno e l'inizio della notte. Adoro, ragazzi, mi piace tantissimo la lore che c'è in questo game pack, un po' come fu per Strangerville, forse in Strangerville ancora di più, c'era proprio una storia da seguire, però molto 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 bella. Cioè, almeno ci rendono un po' vivo il quartiere. Comunque questa bibliotecaria non è per niente male. Non è per niente male. C'è anche da notare, ragazzi, che Richard ha messo un po' da parte Rashida, perché comunque ha un po' paura di quello che è lui proprio, ovvero un lupo mannaro. Torniamo a casa con il nostro Eric, così possiamo giocare invece con Richard, dato che siamo in una notte di luna piena. Vediamo un po', magari ci ritrasformiamo o vediamo un po' gli effetti della luna piena. Guardate, wow, c'è della nebbia. C'è della lore, ragazzi, soprattutto. Adoro. Una cosa che vi volevo dire, ragazzi, è di stare attenti quando venite morsi da un lupo mannaro, perché il vostro sim, come abbiamo visto nello scorso episodio, avrà sempre fame. Io mi trovavo in casa e quindi gli davo sempre, c'era sempre qualcosa da mangiare. Ma state attenti perché il nostro sim morso da un lupo mannaro potrebbe anche morire di fame, ragazzi, nelle notti di luna piena. Andiamo, ragazzi. Lui, assolutamente, ammiriamo la luna. Lui cosa deve fare? Vivi l'esperienza della luna piena. Eh sì, ovvero lupo mannaro disattiva l'effetto della furia ulula. Adoro. Se noi osserviamo la luna con il... Dov'è la luna? Eccola. Se noi osserviamo la luna con il telescopio, con un lupo mannaro, che cosa succede? Niente? Forse troppo? No, in realtà, ragazzi, volevo raggiungere il monte. Proviamo ad andare qui. Vai qui. Guardate, molto infuriato. Chiamata da della luna per essere un lupo mannaro in una notte di luna piena. Adoro! Adoro, ragazzi, guardate come sale la furia. No, vabbè, adoro. Però io voglio raggiungere. Girl! Raggiungiamo, guardate, ragazzi, l'effetto della luna piena. Secondo me si sta per trasformare. Guardate, e se no, ma che esercito ti a palleggiare? Ma non mi sembra il caso, amico.
È proprio infuriato, raga. Richard è furioso al momento e non può servirsene. No, vabbè. Si sta trasformando, ragazzi, nuovamente. Oddio. Patato. È infuriato, raga. È infuriato. Oddio, oddio. Ci sono i punti, ragazzi, che dobbiamo vedere ad oro. Ok, sei furioso, ulula. Adoro. Oddio, non so dove sta andando, raga. Seguiamolo. Dimmi che non sta andando a casa. No, non andare a casa. E invece sì, raga. No, vabbè, bellissimo. Bellissimo. Scusate, e io vorrei a questo punto. Cosa sta facendo? Rompi, no. Cosa mi distruggerà adesso? Oddio, il lavandino mi sta distruggendo. No, oh my god. Ha rotto il lavandino, raga. Ulula, questo l'abbiamo capito. Adoro quando ululano, adoro, ragazzi. Dovremmo salire di livello. E non mi puoi distruggere anche l'armadio. Gesù. No, vabbè, adoro. Adoro, ragazzi. Lui ulula come se non ci fosse un domani. Cosa fai? E l'abbiamo capito che stai ululando. Scusa, vieni. Cos'è questo? No, io volevo andare al bar. Allora, fammi capire un attimo. Questo è il motel. Questa è la libreria. Qui. Visita il bar. Andiamo da soli. Sali di livello. Uno non letto, cavolo. Ora lo leggiamo, ragazzi, e vediamo anche un po' di punti di abilità. Adoro. Oddio, che bello, che bello, che bello, che bello. E possiamo raggiungere anche il sotterraneo, in realtà, ma penso lo vedremo nel prossimo episodio. Io intanto volevo lupo mannaro, rissa tra lupi mannari. Richard ora è un lupacchiotto mannaro, sta iniziando a orientarsi nel mondo dei lupi mannari. Questo sim ha un nuovo temperamento che influenza il modo in cui si muove per lo scenario. Oddio, oltre a provocare il ribollire della furia oltre misura, assicurati di dare uno sguardo anche alle nuove capacità. Wow, raga. Chissà se la vince o la perde questa. Inizieremo, ragazzi, ovviamente a... Oddio, però stanno stringendo amicizia in realtà. Forse, non si sa. Con chi è che sta, tra l'altro? Ha vinto, ragazzi. Ha vinto, che chic. Adoro. E Low Owl. E sì, però ha vinto, ma sta piovendo. Adoro. Che trash. Che trash, ragazzi. Cioè, sta piovendo il lupo mannaro che... Questo si sta trasformando di nuovo. Si sta trasformando... Cioè, sta piovendo e lui c'ha l'ombrello. Adoro. Che chic. Davvero. Veramente trash. Ma noi possiamo andare nel... qui nel rifugio? Io penso di sì. Cioè, se noi scendiamo, qui c'è tutto il rifugio. Lo potremmo vedere nel prossimo episodio, effettivamente. Ora volevo vedere una cosa. Questa com'è vestita? Malissimo. Noi non ci possiamo trasformare? No, non ho capito. Oddio. Istinti di sopravvivenza e canide anticapitalista. Adoro. No, volevo vedere questa roba. I punti, ragazzi. Possiamo? Capacità, queste si sbloccano, ok? Abbiamo tantissime capacità da poter sbloccare. Vediamo la prima fila, ragazzi, ferocia. Intimidisce altri sim per divertimento e lucro. Poi, Pisolino Lupesco, dormi ovunque sul terreno servendoti della capacità Pisolino Lupesco, mi piace. Marcatura del territorio, lascia un segno nel mondo e allevia... il bisogno di vescica. Adoro. Cacciatore di tesori. Dissotterra manufatti e tesori perduti. Strigliatura personale. Lecca via lo sporco. Questo mi piace assolutamente. Pisolino anche. Andiamo su, ragazzi. Ululato cupo. Impara un ululato che riduca la furia. Mi piace. Olfatto potenziato. Fiuta informazioni e tesori. La volontà di resistere. Riprendi il controllo durante le sfuriate. Ci piace. Cacciatore. Impara ad andare a caccia di cibo. Fame vorace. Divora oggetti per placare la fame. Allora, io direi che ci piace sicuramente. Fiuta informazioni e tesori. E poi la volontà di resistere.
accettiamo. Abbiamo preso i nostri primi punti di abilità, ragazzi. Lui sta distruggendo qualsiasi roba. E Lupo Mannaro cerca di riprendere il controllo e ulula. Adoro. Riesce a riprendere il controllo. Sì, ce la fa. Ce l'ha fatta, ragazzi. Adoro, si è ritrasformato. Il peggior mal di testa inimmaginabile. Patato, bellissimo. Bello, ragazzi. Adoro. Guardate un po', amico del collettivo di Moonwood. Adoro. Dobbiamo fare più amicizia col collettivo di Moonwood, evidentemente. Questo è poco ma sicuro. Molto bello questo posto, veramente bello. Qui chi c'è? Caleb Vatore. Ci sono un po' di persone. Comunque, ragazzi, io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. L'esperienza di luna piena. Devi vivere l'esperienza della luna piena. Un'intera notte di luna piena. Cavolini, ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato. Lupo Mannaro, dormi a cavolo. Strigliati. No, abbiamo sbagliato, forse, raga, vabbè. Ce la faremo, non è un problema. Detto questo, ragazzi, dicevo, possiamo terminare qui con l'episodio. Se vi siete divertiti, ovviamente vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale se siete nuovi, ad attivare la campanella, commentare, fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia. E io niente, mi sto divertendo un sacco a registrare questi nuovi questo nuovo gameplay. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Un bacio al vostro Danzu. Ciao a tutti.